Signori, bentornati, 36ª puntata in post commentary, almeno la prima parte, la seconda la giocherò live. Scusate in anticipo per il ritardo, che detto così pare un gioco di parole, ma partiamo subito con le scuse. Avevo detto che vi portavo a oltranza, ma non c'è stata l'occasione di poter preparare altri video di Cities Skyline in questo periodo, ma vi prometto che il prossimo arriverà in non meno di 4 giorni. Qua, che cosa stiamo facendo? Quello che vi ho detto nella puntata precedente, vi avevo annunciato un grosso parcheggio che può essere utile sia al parco dello zoo che a quello del Luna Park. E quindi sistemo un attimo la situazione. Questo è un po' di blando terraforming, non mi sembrava il caso di portarvelo live perché ci avrei messo parecchio. Infatti mi pare che per fare questo ci ho messo quasi un'oretta, e quindi ho detto facciamo off camera e poi magari lo velocizzo e ve lo racconto. Allora, che cosa vado a fare qua? Un enorme parcheggione proprio di quelli smodati. Prendo le misure prima perché voglio fare una cosa abbastanza regolare, non per forza simmetrica. E con Moovit, se avete avuto occhio, vi sarete sicuramente accorti che ho usato una modalità, un'opzione che ancora non vi ho fatto vedere, ma magari vi spiegherò più avanti con calma quando farò un commento, no, un commento, un gameplay normale, live. E quindi niente, qua mi preparo a fare dei piccoli spostamenti per poter mettere in maniera regolare i parcheggi, perché ora andrò a mettere degli alberi sicuramente, fra uno e l'altro mi serviva un po' di spazio e quindi ho dovuto cambiare le strade. Fatto questo, che è la zona per far parcheggiare i privati che vengono dall'estero con i propri mezzi, avevo intenzione di fare più sopra un'altra zona per i trasporti, magari il treno, e quindi spostare la stazione che ho appena fatto sul lato, farla un po' più al centro, ma ora vediamo un attimo come fare. E qua sto mettendo le palme che vi ho detto che sarà la pianta fondamentale, principale dell'isola. Quindi metterò palme come se non ci fosse un domani dappertutto. Oh, sì, vabbè, metterò pure qualche altra pianta, ovviamente, ma queste saranno quelle più in vista, quelle che andranno per la maggiore, diciamo. Allora, qua, vabbè, a parte questo, la realizzazione di flora come se non ci fosse un domani, ho fatto pure delle piccole chicche con vabbè, qua le recinzioni non fa cadere i bambini cicciottosi che vanno al parco, va bene così. Ho fatto anche delle piccole accortezze tipo i viali, tutti in cemento per andare a parcheggiare. Vabbè, il classico divieto per i mezzi per passare la zona pedonale, e qua ho levato i parcheggi ai lati perché se no si sarebbero parcheggiati anche sui viali che portano ai parcheggi, cosa che io ovviamente non voglio. Poi che cosa faccio qua? Vabbè, un altro po' di terraforming, e il terraforming mi piace parecchio, mi diverte alquanto. Infatti la prossima stagione che faremo su Cities Skyline probabilmente la farò in zone con altipiani, così ci divertiamo un pochettino. Poi vabbè, queste sono accortezze proprio maniacali, metto là e preparo l'ingresso dello zoo, al quale oggi metteremo pure una pseudo recinzione giusto per delimitare la zona. Intanto succedono cose come la fine dell'università, dell'anno scolastico universitario. Qua aggiungo flora come se mi pagassero per metterla. Comunque potete vedere già che i parcheggi sono stati occupati in maniera importante dai turisti che vengono sia per il parcheggio stesso, cosa che vabbè, è un difetto dei parcheggi totali che vengono considerati proprio come parchi, però non ci possiamo fare nulla, e sia per andare nello zoo.
e nel parco giochi. No, il parco giochi mi pare che ancora non ho messo nulla, quindi non è per quello. Però sicuramente lo zoo porta gente. Qua faccio una recinzione, la faccio al limite con la strada. Questa strada, se non sbaglio, no, questa c'è. Ok, niente, vabbè, qua mi vengono a curva, però con Moovit fortunatamente le posso sistemare e non c'è nessun problema. Perché metto questa recinzione? Perché innanzitutto è quella dello zoo e poi delimita la possibilità di far uscire gli animali casomai dovesse sfuggire dalle proprie gabbie. Quindi è figa, comunque la gente ci va allo zoo. Metto due fermate dei taxi, non perché ne avessi bisogno due, ma solo per una questione di simmetria, e metto i pezzi del parco giochi, perché così il parco giochi incomincia ad attrarre persone, e arrivato a un certo punto aumenterà di livello, perché se no non la finiremo mai di fare parchi. E qua metto le palme in linea col muro, che da fuori dovrebbe, cioè da uno che sta andando verso lo zoo, deve essere qualcosa di veramente figo. Infatti qua si vede abbastanza bello, sembrano quasi degli studios. Vabbè, altra flora, perché a me piace tanto. E adesso zoom sexy del parcheggio e riprendiamo in live. Spero che il post commentary vi sia piaciuto. Ora incominciamo dalle esigenze che ha la popolazione, cioè purtroppo non posso andare avanti sempre solo esclusivamente con l'isola, perché mi sono reso conto che cose come le esigenze industriali non le vado a esaudire costruendo l'isola, quindi dovrò fare un altro pezzo di industriale qua. Abbiamo detto che la zona mineraria la lasciamo così, magari l'abbellisco con qualche altro pezzo più avanti. Dovrò andare a migliorare la nostra zona forestale. Sarebbe anche ora, visto che qua ho fatto un mezzo macello. Comunque, i pompieri, le tre basi degli elicotteri, quindi in totale abbiamo 12 elicotteri, sono più che sufficienti. Quando parte un incendio prende una percentuale irrisoria, e quindi dovrò tenere tre basi per quest'isola, o fin tanto che non la industrializzo tutta. Andiamo a sistemare tutta la disposizione del forestale. Per esempio questa io la potrei spostare e mettere qua vicino, tanto non mi importa più di tanto che sia vicino a una stazione di merci. Questa era la stessa cosa, la possiamo mettere. No, che cosa mi dà? Congratulazioni, che è parco? Sì, lo zoo, perfetto, andiamo avanti con lo zoo. Giusto per vedere i pezzi dopo. E così, così, sì, non è simmetrica. Vabbè, pazienza. Reso conto della situazione è la seguente: questo è arrivato quasi al quinto livello. Che cosa manca per l'ultimo livello qua? Scusami. Scusami tanto. I lavoratori. Perfetto, adesso andiamo a risolvere questo problema. Ok, abbiamo tanta legna prodotta. Facciamo un po' di carta e un po' di planche. Il resto, 40 tonnellate, che è proprio tanto, lo andiamo a rivendere così nudo e crudo. Io quindi farei altre di queste planche. Ne farei altre qua. Sì, senza alcun dubbio. Alcuno. Forestale. Aspettate, mi devo ricordare. Allora, facciamo raffineria in pratica. Questo cos'è? Planche. No, sì, questo è planche. Carta planche. È più piccolo? No. È più efficiente? Fa produce 6.400 a settimana, e questo 3.200, il doppio, ed è leggermente più grosso, quindi sarà mia premura mettere questi. Però dovessi metterli qua, andrei a sballare e non di poco, quindi qua ancora mettiamo quelli di piccola entità, così uno qua e uno qua.
E qua potrei fare una congiunzione. Quasi. No, perché quanto mi serve? Non lo so. Intanto devo levare guidalinea come al solito. Oddio santo, quanto la odio guidalinea. Ora chiamo quelli della Paradox e dico: levate la guidalinea, solo la mia versione. Posso... Ah, aspetta, forse c'è una mod. Allora, forse è leggermente più grosso di questo. Facciamo così: mettiamo la strada dritta per dritta. Anche se penso che avanzi, infatti, avanza di due. Ma adesso lo sappiamo. Quindi andiamo a prendere questo. Ma quanta roba! Che mi ha dato questa volta? Questa è la roba del forestale. Perfetto. Ok, fammi mettere questi due pezzi e poi ne parliamo. Questo è così, due è di qua. Ok, lo sai che non mi piace? Facciamo lo stesso. Ok. E questo dritto. Perfetto. Andiamo a riprendere i pezzi della forestale. Questo quanto è grosso? La Madonna. Adesso facciamo dall'altra parte. Uno e uno, due. Perfetto. Va benissimo. Dovrei fare un deposito qua vicino. Non lo so. Questo cerchiamo di spostarlo. Niente, questo lo devo spostare prima altrove, così tipo. E poi lo riprendo e lo riposiziono qua. Quanto lo odio quando fa così. Qua va bene così. Qua possiamo andare a mettere una delle nuove strutture, per esempio. Questa abbiamo detto che è enorme, è della carta. Vediamo quanto produce. Produce 6.400 e questo ne produce 3.200, la metà precisa. Questi sono leggermente più grossi. Ok, potrei andare a rinnovare. Proviamo un po'. Allora, facciamo così. Vediamo questo. Andiamo a vedere se entra questo. Sì, quindi rinnoviamo. Leviamo anche questo. Andiamo a mettere quest'altro. Madonna, però quanto sono brutti. Va bene, dai. Ci accontentiamo. Chiedono ancora industriali, giustamente. Qua però ne possiamo mettere uno di piccolo taglio da 3.200. Dovrebbe entrarci di carta. No, perché c'è la cosa. Però questo qua nuovo delle plank, sì. Perfetto. Ora vediamo che cosa ci dice la signorina. Siamo arrivati al livello massimo, giustamente. Ok, di qua. Ah no, non c'è più la mia webcam. Ah, quindi posso lasciarla anche a destra, l'icona. Perfetto. Allora, innanzitutto questo che problema ha? Non arriva carta? Ah, perché questi hanno ricominciato il ciclo di lavorazione. E quindi bisogna aspettare un po'. E vabbè, pazienza, aspettassero. C'è un problema di spazzatura, vedo. Nel frattempo io mi sono tenuto i boiler che producono acqua calda, anche se la stagione invernale è passata, ma tornerà a dicembre, immagino. Quindi li lasceremo. Perché è giusto così. Qua è tutto collegato dalla corrente? No, neanche per un po'. Qua possiamo mettere altri produttori di plank. Tipo questo e questo entra qua, no, però questo l'ho messo soprattutto per il fatto che mi dovrebbe collegare la corrente elettrica, perfetto, e quindi posso levare questo palo. Questa situazione è scomoda, questa la possiamo levare, sì, e direi che questa autostrada la facciamo passare di qua. Bom, c'è da parecchio parecchio di denaro questa cosa. Molto. Allora, planche ne produciamo quante ne vogliamo. Ok, l'estrazione di legna a quanto pare stiamo a posto. Quindi io questa zona qua metterei altre planche. Vediamo se ci riesco.
faccio vicino alla stazione per ovvi motivi, così almeno non vanno a prendere l'autostrada e le portano via da qua. Andiamo su industria. Planca migliorata, non entra. Però paper, nemmeno. Paper normale, neanche. Devo spostare questa cazzo di autostrada. Allora, potrei fare che parte da qua la miglioria. Questo è collegato? No, manco per niente. Or dunque, dovrò mettere pausa per forza. Ok. Levare questo e l'ingresso. Ok. Spostare il più possibile questa strada così. Ok. E farla tipo a quest'altezza qua, vedete? Sì, mi piace. Quindi questa la leviamo, la rifaccio. Ok. E io la farei passare pure di qua così. Sì, mi piace. Quindi questo lo leviamo. Facciamo fino a qua. E poi una bella curva libera. Così, ecco, no. Qua per attaccarla bene. Facciamo così. E qua facciamo partire la curva libera, tra virgolette, perché poi non è più libera. Perfetto. E per ora che non so come andrà a finire, la ricollego qua. Ma questo lo leviamo e abbiamo allargato l'area di lavoro. Ovviamente qua forse è il caso di... Quanto è questo? 8. Rifaccio la stessa cosa di qua. 10 qua così. 7 così. 8, perfetto. Quindi faccio... Elimino sto pezzo. Elimino sto pezzo. E a sto punto prendo subito l'autostrada. E faccio una curva libera. Che si dovrebbe attaccare a questo? Vabbè, sti cavoli, basta, faccio così e così. Fatto. Basta che la direzione è giusta quando la curva è libera. E poi miglioro questa strada. No! Diamine! Avevo preso questo. No, leva. No, lo stavo rimettendo. Perché non posso upgradarla? Perché già è così. Perché non mi ha messo l'autostrada. Ok. Ok, perfetto. Questo volevo. Vabbè che non ci gioco da un po', però... Cioè, a ciderbolina. Per pinchi pinchi in naccolo. Allora. Per ora va bene così. E tu non te lamentate positivo, che adesso ti cambio subito posizione. Allora, questo è fatto, questo lo spostiamo, lo mettiamo qua. Ok. E ora però devo ricollegare. No, posso mettere un OR? Fammi vedere. Risorse, quindi. Perché mi dà traffic? Io non voglio sapere il traffico. Chi ti ha chiesto niente? Mettiamo gli OR. Forse c'entra ancora un'industria, ci proviamo. Metti OR, metti produzione, prova a mettere qui. Enorme, gigantesca, mastodontica. Questa, vediamo se qua mi dà che dà problemi. Ok, corrente elettrica, così va benissimo, non devo mettere neanche più il palo, quindi play. Ora. Gli spazi ne abbiamo quanto ne vogliamo, quindi possiamo andare a mettere nuove strutture. Questa no, forestale. Quelle enormi erano queste, che producono carta, e noi che carta ne produciamo poca. Ok, poi ti devi posizionare. Sì, figlio mio, però non capisco perché alcune strutture te le dai in un modo e altre rompono il cavolo. Vuoi che allungo questa strada? Proviamo a allungare questa strada. Vediamo se la strada... Allora,
ha senso, mi piace. Oddio, mi piace. Mo, ora la sistemiamo. Partiva l'incendio, vero? Bravi, bravi. Allora, qua vuole, ha un problema di livello del terreno. Che risolviamo subito così. Ok, ora la struttura me la dovrebbe mettere, giusto? Se vado su strade, no. Devo levare questa strada un'altra volta. Ragazzi, oggi vi faccio vedere tutti i bug del gioco. Tutte le cose poco carine. No, io lo metterei a livello con questo. No, anzi, sai che faccio? Do soltanto una livellata. Così, perfetto. E qua lascio il precipizio perché mi piace. Andiamo a riprendere industriale, questo qua. Ora dovreste posizionare. Ok. Perfetto. Perfetto. Qua magari facciamo un abbellimento successivamente. Di sicuro non vado a fare un'altra strada per creare due incroci uno vicino all'altro. Stanno portando già la carta, cioè il legno, perché poi produrranno carta. Questo no, questo sì. E questa zona qua che facciamo? Lasciamo vuota? No. Sì, mi piace che fa dei dislivelli, delle salite e delle discese nella zona industriale, poco curata, mi piace. Possiamo andare a mettere, vediamo un attimo prima il menu, che dice? Dice che produciamo ancora 16 tonnellate per l'esportazione, ma che sta diminuendo notevolmente e sta andando parecchio in plank. Però possiamo produrre ancora di più, altro paper per esempio. Qua il paper ci sta, sì, ma per una questione di estetica lo farò probabilmente così. Sì. Pertanto una bella strada a questa altezza qua. No, forse una in più, così. Vediamo un attimo. Non entra manco così. Facciamo. No, dobbiamo prendere misure. Ma sono un dilettante, sono. Proviamo così. Probabilmente è quella di prima. No, no, no. Attenzione, signori. Ok. Depositi li ho avvicinati. Ce n'è uno qua, ne potrei mettere anche un altro qua, volendo. Oppure qua. I depositi sono le uniche strutture che possono stare al di fuori della zona o dell'area in generale. Quindi se io mettessi adesso depositi, sono questi, sì, sì. Ci sono quelli più grossi, è vero. Questo non entra, questo entra? No, niente, non entra. Ah, forse è qua. Aspetta. No, ciccia. Ciccia. Allora devo trovare un altro posto di cose. Tipo qua. Stanno al centro e forniscono materiale a tutti, sì, mi piace. Quindi andiamo a mettere quelli nuovi che sono Wood Chip Storage. Capacità 600.000, a differenza di quelli che abbiamo già montato, che sono da 400.000 e da 300.000. Va bene questo. Così. Sono sempre più grossi. Però raddoppiano. Ma no, quella 400 è quasi raddoppiato. Va bene. Ma l'industriale penso che per ora vada bene. Soprattutto quello forestale. No, voglio mettere altre due strutture piccoline. Produciamo ancora 32 tonnellate di legno da esporto. Qua già stanno riempiendo. Bellissimo. No, voglio fare un altro paio di strutture di quelle speciali. Dove sono? Eccole qua. Abbiamo Forest Maintenance, vabbè, edificio della manutenzione delle foreste, le case per i lavoratori, è uguale, scusa, no, non penso, bella, quanto è grossa, oh, fammi. Sì, mi piace. Mi piace assai. A che cosa serve?
Non l'ho letto. Aumenta l'efficienza dello storage del 5%. Veramente. C'è tutto sto casino per il 5% nello storage. Poi è scritto 600 tonnellate, non dovrebbe segnartelo, però c'è. Qua facciamo dei piccoli abbellimenti, anzi no, qua potremmo fare un percorso classico. Ok, e qua una cosa da 4 potremmo mettere anche dei parchi. 2x2 c'erano i parcheggi, per esempio. Sì, che non ho messo neanche un parcheggio in questa. Cioè, manca. In questa puntata mancano parcheggi. Eccoli qua, perfetto. Beh, bello, mi piace con questa zona. Si vede, in lontananza si vede l'isola, non è troppo vicino, quindi non dà neanche. Anzi, vediamolo da qua. Dai, non si vede. A posto, la spiaggia d'Elite non la vede per niente. Ho messo quegli ostacoli appositi. Perfetto, qua potremmo mettere qualcos'altro, ma l'ho distribuita in malo modo, non sono un campione dei Tetris, diciamo, però possiamo ancora sistemare. Industriale ancora lo chiede, ma non è possibile, ho fatto tutta sta zona. Migliorato pure il parco giochi, perfetto. Ora andiamo a migliorare tutto. Ti direi, io lascerei così per adesso qua. Ci sarebbe da. Si potrebbe mettere un'altra di queste qua vicino e spostare questo. Allora, per ora questo lo spostiamo qua. Anche se deposito tutto di qua non mi fa impazzire. Questo lo possiamo spostare qua, sì. Anzi, qua proprio. Qua potremmo far passare una serie di industrie. Oh, preciso, ho preso pure il 90. 90 gradi ovviamente. E qua possiamo fare una serie di industrie, di quelle piccoline. Aspetta, i dormitori quanto sono grossi? Sono enormi. Mettiamoli. Che cosa fa? Innanzitutto vediamo che cosa fa. Aumenta il 5% l'efficienza dei lavoratori, che potrebbe essere interessante. Non so che cosa voglia dire, però. Vabbè, aumenta la velocità di produzione dei planche. Ok, è finito un altro anno dell'università, cosa che io ancora non sono andato a guardare. Male, ma si riprende a settembre l'università, come giusto che sia. Quindi questo lo mettiamo qua. Così, tanto per. Questi entrano. E io li metterei proprio in fila, così. Uno, due. Voglio proprio vedere se non diminuisce quella, la barra delle richieste del lavorativo. Se non scende vuol dire che l'espansione industry non influenza le richieste, cosa che mi sembra abbastanza assurda. Ma staremo a vedere. Torniamo dai nostri parchi e alla nostra zona di intrattenimento. Innanzitutto volevo mettere i parchi quelli dei giochi. Il Luna Park, insomma, vuol fare un'altra linea per mettere i nuovi pezzi che sono stati messi, che non so esattamente quali siano, tipo questo probabilmente è nuovo. Li metto solo ed esclusivamente per poter far raggiungere il terzo livello al parco, poi sistemeremo il tutto. Ho messo due volte la stessa cosa? Vabbè, poco male. Perché tanto? Vediamo se il parco sta a livello consono, 805, 825 su 500, perfetto. Devo aspettare soltanto i visitatori, quindi questo può andare avanti. Facciamo lo zoo, vediamo i pezzi nuovi dello zoo che mi interessano di più, poi quello del Luna Park lo sistemiamo con più calma. Lo zoo mi ha dato sicuramente dei pezzi nuovi, tipo questo. Zoo Restroom l'ho messo? Non l'ho messo. Lo potremmo mettere comunque qua a metà viaggio, ha senso. E poi che cosa mi ha dato? Antilopi ce l'avevamo, giusto? No, nope. Lo mettiamo qua. E mi sono ricordato una cosa. I bisonti non c'è. Ma che bello, ma che cos'è?
Ma che è sta storia? Per ora lo metto qua solo per capire cos'è. Questo è alzato nobilmente per vedere, per far vedere l'aria. Bello. A questo punto lo collego qua. Vediamo se c'è qualcos'altro di bello. È una struttura carina. Insect. Ah, gli insetti. Gli insetti io li metterei qua. Per ora. Non sto facendo né flora né fauna. Non sto facendo nulla in realtà. Ma fidatevi che verrà una cosa caruccia. La sistemeremo con i fiocchi. Per benino. Allora, io posso pure mettere una struttura e poi costruirci una strada vicino. Mi pare che il gioco, se è abbastanza vicina, non fa storie, infatti, non le ha fatte. Tanto gli insetti sono brutti e cattivi, nessuno. Ci sono poche persone che sono interessate agli insetti. E quindi questo dovrebbe essere tutto per quanto riguarda lo zoo a questo livello, giusto? Fammi vedere, queste sono le entrate. C'è una piazza che non ho messo, ma la potremmo mettere qua vicino al restroom. Tipo qua, giusto per fargli arrivare la corrente elettrica. Niente. Restroom messo. E zoo caffè potrebbe stare qua. Ora la corrente dovrebbe arrivare. Mettiamo subito e vediamo. Sì. Ma non basta? No, basta, basta. Ammazza quanta corrente fanno questi parcheggi con pannelli. Siete proprio matti, mattacchioni. Ok. A me non sembra che sia scesa la richiesta di industriale e questa cosa a me fa storcere abbastanza il naso. Però possiamo rimediare. Per andare a chiudere le eventuali zone dove non ho messo cose, diciamo così, potremmo andare a fare una piccola sorta di rimpinguamento con i tessuti industriali ma forestali. Quindi devo andare su questo, giusto? Sì, e dirgli che questa zona è forestale, giusto? Ammessa? Sì, l'ammessa. Quindi io adesso se prendo questo, metto un pezzo qua, un pezzo qua, un pezzo qua. Ma sì, buttiamoli pure qua in mezzo. Qua no, ma qua sì, mi piace. Aspetta, così, fino a qua, qua, così. Eppure qua. Dovrebbe costruire. Addirittura potrei fare pure qua. Ma lasciamo stare. E infatti adesso scende notevolmente. L'industriale non lo considera. È come se i lavoratori venissero da altri posti. Guardate come sta scendendo velocemente la barra dell'industriale. Mortacci de Pippo. Detto in parole povere, guarda, non mi fa imprecare sto gioco. 16, solo 16 lavoratori per questa struttura, quando in una di queste ce ne vogliono 46. No, veramente non c'ha senso, non c'ha senso questa cosa. Lo dico, Cities Skylines è bello, è bellissimo, mi piace un botto, ci gioco da una cifra di tempo, poi lo vedete ragazzi, io sono appassionato. Però quando ci stanno queste cose senza senso, veramente non le capisco. Visto che il tempo vola quando ci si diverte, io penso che per questa puntata è tutto. Nella prossima, che verrà a breve, ve lo prometto, in pochi giorni ci sarà la prossima puntata, andremo a fare la zona di trasporti qua. Probabilmente sposterò la stazione, la vorrei mettere a questa altezza insieme alle fermate degli autobus, per poi avere la possibilità di andare da una parte e dall'altra o verso lo stadio che faremo poi prossimamente. Quindi vi ringrazio, mettete like, iscrivetevi se vi piace Cities Skylines, supportateci con un like facile facile, commentate se volete dirmi qualcosa e noi ci vediamo al prossimo video.